Salve a tutti e benvenuto a questo nuovo appuntamento per il webinar di Tier. Mi chiamo Serafini Marco e faccio parte del gruppo di EngineSoft che si occupa di ottimizzazione e vi sto parlando dall'ufficio di Firenze. Vedremo oggi con questo webinar come è possibile investigare ed affrontare il concetto del data mining con Mod Frontier. Data mining comporta spesso un problema di gestione dei dati. E quindi la soluzione che vorremmo è quella di disporre di un tool che ci permetta una rapida e anche intuitiva integrazione e elaborazione dei dati stessi, con l'obiettivo e la possibilità di accrescere la conoscenza del nostro database che abbiamo a disposizione. E vedremo attraverso anche una live demo come questo è possibile e in che modo, grazie proprio a Mod Frontier. Possiamo tanto sintetizzare il problema con tre pilastri fondamentali: la natura dei dati, quindi la natura del nostro database. Esso può essere sia sperimentale, ossia che deriva da prove di laboratorio, oppure virtuale. Con virtuale intendo un database che proviene da, per esempio, simulazioni CAE. Un altro problema è la qualità dei dati, ossia una volta che io ho questo database, se penso e decido di affrontarlo in maniera manuale, specialmente quando la mole di dati è considerevoli, non si riesce a capire in maniera immediata quali siano le relazioni o le informazioni circa i dati stessi del mio database. Parlo per esempio di correlazioni, distribuzioni stocastiche, outliers, cluster di gruppi dei dati, eccetera, eccetera. Un terzo problema può essere espresso come l'uso dei dati, ossia spesso cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte a una mole enorme di dati, quindi abbiamo molti dati, direi anche troppi, che però non riusciamo a utilizzare in maniera corretta. Abbiamo quindi una conoscenza limitata delle informazioni che sono presenti all'interno del nostro database. Detto, diciamo, con un'unica frase, praticamente. Siamo, come vedete, sommersi dalle informazioni, ma siamo affamati di conoscenza. Quindi il nostro obiettivo è appunto estrarre la conoscenza dai dati. Questo è proprio il concetto, la definizione di data mining. Vedete che quindi questa è una definizione classica che trovate anche su Wikipedia, per esempio. L'obiettivo principale delle operazioni di data mining è quindi quello di estrarre le informazioni da un insieme di dati e trasformare il nostro database in una struttura. Cosa significa? Significa un insieme di relazioni e conoscenze che siano poi comprensibili per ulteriori usi, ossia per esempio per andare a fare delle ottimizzazioni, per andare a pianificare delle successive analisi o test di laboratorio. Per esempio, devo fare una seconda, terza campagna sperimentale, ma per far sì che essa sia proficua, ho bisogno di conoscere in maniera più dettagliata la mia prima campagna per evitare di fare prove ripetute, ma non ripetute tanto con gli stessi numeri, ma prove che hanno in prima battuta dati diversi, ma che invece le informazioni che si portano dietro sono le medesime. Oppure, per esempio, la creazione di superfici di risposta, come chi di voi ha seguito il webinar precedente a questo già conosce, quindi a partire da una mole di dati far sì che ad esse segua una relazione matematica. La soluzione al nostro problema di data mining può essere appunto Mod Frontier, perché Mod Frontier è un tool che magari viene conosciuto come ottimizzatore, ma mi permette anche di gestire tutte quante le operazioni che abbiamo appena citato e che riguardano appunto il data mining e la gestione di database. Infatti, in Mod Frontier ho la possibilità, attraverso il data input, di gestire i dati, sia che essi siano sperimentali, come dicevamo prima, o virtuali. Vedremo proprio nella nostra demo come è possibile importare dei dati esterni, quindi figli di una prova sperimentale, oppure è possibile anche chiaramente utilizzare i nodi a integrazione CAD-CAE
presenti nel Mod Frontier per generare quindi dati da simulazioni numeriche. Mi permette di avere un ambiente di preprocessing, ossia mi permette di definire quelle che sono le variabili di input, quelle che sono le variabili di output, quelli che saranno i miei vincoli, obiettivi, mi permette di trasferire dati e o file all'interno del mio progetto di lavoro per verificare per esempio la qualità dei dati di input stessi, il DOE. Mi permette ovviamente di gestire la data analysis, ossia dispone di uno dei più avanzati ambienti completamente dedicati al post-processing. Vedremo un numero molto elevato di grafici, di tool che permettono in maniera molto rapida ed intuitiva di andare a analizzare e scoprire le relazioni del mio database. E infine mi permette di andare a validare tutto quello che ho studiato con i passi precedenti. Quindi a valle della nostra analisi dati possiamo costruire appunto per esempio superfici di risposte, ottimizzare, programmare per esempio un refinement del design of experiment o altre operazioni. Tutto questo si racchiude in un tool che è Mod Frontier. Quindi cos'è Mod Frontier? Mod Frontier è una piattaforma di integrazione per ottimizzazioni multidisciplinari e multiobiettivo, che mi permette quindi di automatizzare il processo di simulazione e facilitare ovviamente il decision making, quindi non solo è diciamo, un supporto alla simulazione, ma anche un supporto alle decisioni. Ovviamente mi permette di fare tantissime cose. Quindi Mod Frontier non è solamente ottimizzazione, ma come dicevo, mi permette di importare dati sperimentali o generare dei database, quindi mi permette di fare tutte quelle operazioni che prendono il nome di Design Space Exploration, quindi andare a definire un DOE che poi sarà diciamo, gestito in maniera virtuale, quindi secondo i metodi CAE conosciuti oppure attraverso test di laboratorio o prove sperimentali. Mi permette ovviamente di fare l'integration process automation, ossia di gestire problemi e concetti multidisciplinari. Posso ovviamente fare ottimizzazione di superfici di risposte, ma come vi dicevo, ha a disposizione un tool completamente dedicato alla analisi e visualizzazione dei dati. Quindi una volta che io ho generato i miei dati o ho importato in maniera completamente automatica i dati stessi, posso andare a visualizzarli e ad analizzarli in maniera profonda. Ed è quello che faremo esattamente nella demo che vi mostro adesso. Quindi, nel nostro caso abbiamo un database che proviene da una campana di dati sperimentali salvati in questo foglio Excel. Quindi immaginatevi nella vostra attività quotidiana, avete delle prove o dei test numerici salvati su un Excel. Vedete, questo è un classico Excel con un certo numero di prove, con delle variabili che sono variabili di ingresso e due variabili di uscita. Come posso passare da una raccolta di dati sperimentali a un progetto in Mod Frontier per poi andare a analizzare il mio database? Semplicemente una volta aperto Mod Frontier, mi permette da File, Data Wizard, mi chiede di gestire un file, nel nostro caso appunto un Excel. Devo semplicemente andare a cercare dove sono presenti i miei file. Quindi vado a cercare il nostro Excel. Eccolo qua. Quindi punto al file. Next. Vedete un preview dell'Excel che sto importando in Mod Frontier, e inoltre questa finestra mi permette di scegliere se avessi un Excel con più fogli, qual è il foglio principale, quello da cui devo importare i dati. Next. E adesso vedete, con questa finestra vado a dire a Mod Frontier quali sono i dati che deve importare. Quindi vedete, abbiamo una serie di informazioni per poter estrarre anche per esempio il nome della variabile.
in questo caso il nostro foglio presenta il nome delle variabili, addirittura abbiamo la colonna 0 che è l'ID, quindi il numero di prove, ma posso per esempio anche andare a editare il foglio Excel. Vedete in questo caso per esempio che la colonna 5 è una colonna completamente costante, quindi già senza, diciamo, bisogno di un tool specifico, so che questa colonna sicuramente non ha nessuna relazione per il mio data mining, quindi posso semplicemente rimuoverla. Quindi vedete, ho rimosso completamente una colonna. Ovviamente potevo anche rimuovere delle righe se ci fosse stato bisogno. Quindi vado avanti, next, e vedete che Modify diciamo, adesso ha importato solo quelli che sono i numeri, i dati necessari. Seleziono le colonne che devo definire come variabile di input. Seleziono infine le colonne che vado a definire come variabili di output. Next, posso, adesso non è necessario perché non dobbiamo fare nessuna ottimizzazione, aggiungere obiettivi e o vincoli. E prima di chiudere questa finestra, vedete che ho un riassunto di quelli che sono i dati e le variabili importate. Quindi una volta che clicco su Finish, vedete che automaticamente ModFrontier ha creato un workflow inserendo le variabili che erano, diciamo, presenti nel nostro foglio Excel, come le variabili di input e variabili di output, e adesso passando alla scheda Design Space, quindi come dicevo all'ambiente completamente dedicato al post processing, avremo delle tabelle DOE, quindi la tabella DOE in cui saranno chiaramente rappresentate solo le variabili di input, e la nostra Design Table in cui abbiamo ovviamente variabili di input e variabili di output. Vedete che nell'Excel erano presenti dei dati non completi, quindi corrotti, vedete questi note number, quindi probabilmente la lettura della prova non è andata a buon fine o qualsiasi altro tipo di problema. Possiamo in maniera molto rapida fare clic col tasto destro, Edit Design, Remove Error e automaticamente vedete che ModFrontier mi ha cancellato quelli che erano i design errore. Ancora posso fare tasto destro, Edit, Reset ID e se notate la colonna adesso ho riordinato in maniera corretta il numero delle prove. Quindi adesso abbiamo la nostra design table, quindi il nostro database di dati e possiamo andare a iniziare a fare dell'operazione di estrazione informazione dati. Quindi, per esempio, una delle prime chart da visualizzare è il Design Distribution Bar Chart, ossia mi permette di andare a verificare come sono distribuiti i dati in ingresso. Quindi vado a selezionare le variabili di ingresso, le input variables, clicco su OK e vedete con questo grafico che segue una mappa colori, vi mostro anche la leggenda, praticamente mi viene mostrato quanti design sono presenti nei sottointervalli delle singole variabili, ossia la variabile B2 che ha una range di variabilità da 6, vedete lower bound, fino a 12, ha 22 design tra 6 e 7 e 2, 14 tra 7 e 2, 8 e 4 e così via. Ovviamente il numero di divisioni potete sceglierlo voi semplicemente qua dalle properties. L'obiettivo di questo grafico è quello di mostrarvi come appunto i dati siano distribuiti e l'obiettivo finale per l'utente è quello di avere una mappa colore il più uniforme possibile, ossia avere le varie colonne relative alle singole variabili di un colore pressoché uniforme, significa che il dato è ben distribuito, ossia non sono presenti picchi, vedete 22 design, 22 punti in questo sottointervallo e 9 nel sottointervallo precedente. È ovvio che questa rappresentazione, che quindi vediamo semplicemente con dei colori un po' così vari, cosa mi mostra? Mi mostra che il nostro database ha delle zone con una maggiore densità di dati a discapito di altro. E questo è abbastanza classico e comune quando si importano comunque dati sperimentali. È chiaro che se il mio database proviene da un algoritmo dove generato attraverso ModFrontier, attraverso un algoritmo, è chiaro che i dati saranno distribuiti in maniera più corretta. Un altro grafico di interesse è sicuramente la correlation matrix, quindi andare a
visualizzare le correlazioni tra le variabili. Quindi ancora possiamo in prima battuta andare a vedere le correlazioni tra le variabili di ingresso, quindi vedete questo grafico mi mostra i valori di correlazione, che vi ricordo per chi non lo sapesse, che è un valore numerico che può andare da meno 1 a 1, dove 1 significa correlazione diretta, ossia se una variabile ha un certo andamento, quindi o cresce o diminuisce, l'altra variabile ha lo stesso comportamento, quindi per esempio in questo caso qui le due variabili hanno un comportamento positivo, quindi se cresce una tendenzialmente cresce anche l'altra, mentre invece correlazioni che tendono a meno 1 è il comportamento inverso, ossia se una variabile cresce l'altra diminuisce. Questa, ripeto, è la correlazione per le sole variabili di ingresso. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo di solito è avere correlazioni basse, perché avere correlazioni basse per le variabili di ingresso mi permette di poter effettuare tutta una serie di analisi di sensitività, perché capite bene che se due variabili avessero una correlazione molto alta probabilmente vuol dire sopra 0,6-0,7, queste due variabili non possono essere osservate, quindi analizzate indipendentemente, perché il comportamento dell'una o dell'altra è funzione appunto dell'altra variabile. Quindi se beta 1 ha un certo comportamento, Blaze purtroppo segue automaticamente beta 1, e questa è una cosa che viene generata con il DOE. Quindi se avete un DOE ben studiato, ben organizzato, quindi generato da un algoritmo di Mod Frontier, qui troverete delle correlazioni molto basse. Se, come in questo caso, avete un database che proviene da dati sperimentali generati magari in maniera manuale, possono esserci, come in questo caso, dei picchi di correlazione. È possibile anche ovviamente verificare la correlazione tra variabili di ingresso e di uscita, quindi in questo caso abilitiamo la possibilità di vedere la correlazione rettangolare per, diciamo, una facilità di visualizzazione, e vedete le correlazioni tra input e output, ossia vado a verificare per le mie due variabili d'output quali sono, in questo caso, vedete, ci sono questi picchi, le variabili più importanti. Vedete che l'efficienza è, diciamo, più legata alle variabili di input rispetto a delta P. Vedete che delta P ha una correlazione media rispetto a tutte le altre variabili di input molto bassa rispetto all'efficienza. È possibile ovviamente anche verificare la correlazione esclusivamente tra le due variabili di output. Un valore così basso è ben voluto, perché vuol dire che se poi dovessi andare, per esempio, a fare un'ottimizzazione, queste due variabili sono effettivamente indipendenti, quindi andare a ottimizzarle entrambe ha senso, perché se avessi una correlazione tendente a 1, minimizzare per esempio delta P automaticamente vuol dire minimizzare l'efficienza. Analogo è lo strumento Scatter Matrix, in cui oltre alla correlazione che vedete nella matrice inferiore viene visualizzata anche la distribuzione nello spazio, scusate, la distribuzione nello spazio dei dati, in questo caso delle variabili D2 rispetto a beta 1. Vedete come sono distribuite nel nostro spazio campionario. Un altro grafico che possiamo vedere che è molto interessante è il grafico Box Whisker. Guardate, se adesso vado a fare questo grafico per le due variabili di output, eccolo qua, minimizzo gli altri grafici, almeno vi mostro solo i due grafici appena creati, vedrete che in maniera molto semplice e intuitiva, guardate le distribuzioni del grafico per la variabile efficienza e per la variabile delta P, questo grafico in maniera molto diretta mi mostra che nel caso di delta P esiste, diciamo, un problema. Vedete com'è qui ben distribuito il valore medio della variabile, quindi questa è una distribuzione aleatoria della variabile, quindi con valore medio e varianza. Qua cosa noto? Noto in alto un pallino. Questo pallino prende il nome di Outliers, ossia se clicco il tasto destro vedo che il design 11 ha un valore di delta P con un ordine E alla 5, mentre tutti gli altri dati hanno un ordine E alla 4. Vedete, quindi questo grafico sicuramente è completamente fuori media. Potrebbe essere per esempio un semplice errore di dibattitura, un errore di lettura dello strumento. Sicuramente è un design che io non devo portarmi dietro, perché questo design sporca la natura del database.
Quindi semplicemente avendolo selezionato nel grafico, se torno nella design table, mi trovo, vedete, design 11 marcato. Lo seleziono, tasto destro, delete, cancello design. Se voglio riordino gli ID, almeno ho l'ordine progressivo, e guardate come il grafico si è aggiornato. E vedete che adesso abbiamo una distribuzione corretta, ossia delta P ha un valore medio che sta tra questi due valori con una certa varianza, idem per l'efficienza. Quindi vedete che riesco in maniera molto rapida ad accorgermi se ci sono degli errori, ci sono dei dati nel mio database che non devono essere portati avanti per magari una successiva ottimizzazione, creazione di superficie, come dicevo prima, o per una seconda campagna sperimentale. Possiamo anche andare a fare un altro grafico che è il Factor Analysis, guardate, in cui vengono racchiusi più grafici in un'unica finestra. Quindi vado a selezionare ancora la variabile di uscita e le variabili di ingresso, la seconda variabile di uscita e ancora tutte le variabili di ingresso, e vedete, per esempio, mostro solo quello dell'efficienza, tanto il concetto è il medesimo, posso andare a vedere le relazioni che ci sono rispetto alla mia variabile di uscita versus le variabili di ingresso. Quindi vedete, più sono distanti questi, chiamiamoli pistoncini, questi grafici, più la variabile ha una certa importanza. Quindi, per esempio, per la mia efficienza, vedo che la variabile beta 2 ha una importanza molto alta e tendenzialmente con una correlazione inversa. Vedete che il colore è paragonabile a quello della correlation matrix, in cui con valori negativi si assume un colore blu, con valori positivi si assume un colore rosso. Lo stesso grafico è rappresentato anche non solo con diciamo, le relazioni lineari delle singole variabili, ma anche con le cross correlazioni, quindi variabile per variabile. Esiste poi un terzo grafico in cui sono rappresentate le stesse tendenze, ma sotto forma di effetto assoluto, quindi diciamo con un valore numerico, vedete quello riportato sull'asse Y, e infine una tabella solo numerica in cui ancora vedete, si vede come B2 ha un certo effetto. È chiaro che se andiamo a prendere, per esempio, beta 2, ha un valore tendenzialmente più basso dell'effetto. Concludo con un'ultima possibilità di grafico, quindi di andare a capire le informazioni presenti nel mio database, e che probabilmente non è utilizzata come in prima battuta, che fa parte del multivariate analysis, ossia la possibilità di andare a fare dei cluster. Cosa significa? Partiamo per esempio dallo hierarchical clustering, quindi la possibilità di mod fronting, che mi permette di andare a rilevare all'interno del nostro database se sono appunto presenti dei cluster, dei gruppi di design, quindi di valori, di prove sperimentali in questo caso, che hanno delle informazioni tendenzialmente molto vicine, molto simili. Quindi se vado a selezionare la mia tabella design table, seleziono tutte le variabili, seleziono la funzione di range, quindi in questo caso va ad analizzare la distanza euclidea tra i punti. Vedete che adesso ovviamente ci sono più algoritmi. Ora in questo breve webinar vedremo quelli di default. Eccolo qua, vedete, fa uno studio di tutti i design. Ed ecco, vedete, mi genera una serie di classi. Quindi il risultato del mio clustering gerarchico è questo diagramma, chiamato diagramma ad albero, che prende il nome di mod frontier di dendogramma, che mostra praticamente come i vari cluster sono tra essi correlati. Vedete che chiaramente posso aumentare la distanza e avrò più o meno gruppi. Vedete, in questo caso, muovendomi in questo intervallo, ho suddiviso i miei 76 design, o quelli che erano, in tre gruppi. Ovviamente, vedete, se diminuisco le distanze, ho più gruppi fino ovviamente ad arrivare a tutti i design. Se invece aumento, tendo a fare un gruppo minore di design. Esiste anche il clustering partitive, in cui praticamente in questo caso
ancora in maniera molto simile, seleziono la tabella da cui leggere i dati, le variabili, next in questo caso randomico, praticamente in questo metodo di clustering esiste un algoritmo di partizionamento che costruisce K, vedete, K partizione dei dati, dove K è sempre minore del numero di design. In questo caso ogni partizione, vedete, rappresenta un cluster con le diciamo, condizioni di partenza in cui ogni gruppo deve contenere almeno un punto, quindi almeno un design, e ciascun punto appartiene a un gruppo preciso. E anche qua, vedete, abbiamo creato nell'albero delle funzioni i nostri cluster. Se fate tasto destro, potete per esempio andare a vedere come questo scatter, che ora non l'ho applicato alla tabella, potete per esempio vedere un parallel chart del partitive clustering. Quindi, tornando alla presentazione, abbiamo visto in maniera purtroppo chiaramente, dati i tempi, veloce di come con Model Frontier è possibile impostare e importare un database esterno. Ovviamente tutto quello che abbiamo visto valeva anche con una tabella generata attraverso il nodo di integrazione diretta o indiretta di Mod Frontier, e come è possibile quindi estrarre tutte le informazioni rilevanti per le nostre attività. Concludo ricordandovi il prossimo e ultimo appuntamento di questa serie di webinar, quindi per l'11 aprile alla stessa ora, quindi alle 3, in cui vedremo come con Mod Frontier è possibile appunto andare a automatizzare il processo, quindi vedremo anche il concetto di ottimizzazione attraverso i nodi a integrazione diretta. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti webinar, mentre i prossimi eventi, appuntamenti live di Mod Frontier sono in Italia 3, abbiamo una serie di 3 workshop completamente dedicati a Mod Frontier, vedete le date, abbiamo il 20 aprile ad Ancona, a Osimo per la precisione, qui trovate i riferimenti, il 17 maggio a Roma e il 30 maggio a Padova. La partecipazione all'evento, vi ricordo, è completamente gratuita e potete iscrivervi sul modulo online che è presente sul sito EngineSoft. Questi sono i miei riferimenti, vi ringrazio per la partecipazione al webinar e aspetto se c'è bisogno per vostre domande. Grazie a tutti.